più ministeri del sud. La notizia che a San Giovanni a Teduccio, davanti al sito di stoccaggio individuato per questa emergenza temporanea dei rifiuti, un gruppo di persone sta picchettando, voleva dare alle fiamme il sito di stoccaggio per la puzza che si è sprigionata nel quartiere. Ma innanzitutto non c'è nessuna emergenza, cominciamo a usare le parole per quello che sono. In secondo luogo il sito in questo momento è quasi completamente svuotato. In terzo luogo c'è un piano di rifiuti molto fatto bene e tutti devono capire che bisogna mettere in campo delle azioni nell'intera regione Campania, in tutta l'area metropolitana, in cui creare dei siti di trasferenza che consentono non di accumulare rifiuti ma gestire un momento di difficoltà che riguarderà 70-80 mila tonnellate. Penso che tutte le persone di buonsenso capiscono che dei siti di trasferenza li devi trovare in tutta la Campania, li devi trovare in tutti i luoghi, altrimenti quelle 80.000 tonnellate stanno per terra e quindi chi si dice contrario alla terra dei fuochi vedrà 80.000 tonnellate di rifiuti che si incendiano. Quindi è un piano che funziona, nessuno si deve allarmare, ci sono tutte le istituzioni che hanno condiviso una serie di ragionamenti, quindi è giusta la preoccupazione che un territorio sia più pulito, sia messo più in ordine, che non sia aggredito da fenomeni di natura illegale o che non siano, come dire, compatibili con l'ambiente. Questo non accadrà, almeno in città, in tutti i luoghi in cui noi abbiamo la possibilità di incidere, compreso la città metropolitana, quindi mi sento di dare le garanzie massime non solo agli abitanti di alcuni quartieri della nostra città, ma di tutte le zone della città metropolitana in cui noi abbiamo la possibilità di agire. Però bisogna avere la testa sul collo, perché in questa vicenda potrebbe preoccupare non tanto se si riesce a affrontare concretamente la questione, non tanto se ci sarà o meno un'emergenza ambientale e se qualcuno evidentemente vuole anche un pochino cavalcare una situazione, farne un caso politico, e là poi rischiamo veramente di avere poi una difficoltà che porta i territori e gli abitanti a vivere situazioni difficili e anche situazioni di rifiuti che si trovano per terra. E sapete che in alcune zone, con la difficoltà dell'umido che c'è a livello nazionale, non c'entra niente con la vicenda di Acerra, già ci sono difficoltà molto significative, quindi bisogna avere veramente la testa sul collo, informare bene e si supererà questo momento che non è di emergenza ma di crisi.